Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Ma queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio. Perché tutto è possibile a Dio. Il Vangelo che la liturgia di questa domenica ci offre, il cosiddetto brano del giovane ricco, è l'immagine di ciò che ognuno di noi desidera nel profondo del suo cuore, la vita eterna, cioè una vita piena di significato, di senso, di amore e di felicità. Siamo cercatori di Dio e siamo alla ricerca di ciò che soddisfa nel profondo il nostro cuore. Il giovane ricco cerca di riempire questo vuoto con la ricchezza, ma anche con l'attenzione a chi gli sta accanto. Fin dalla giovinezza ho osservato i comandamenti, ma questo non gli basta. È a partire da questo suo desiderio di infinito che Gesù gli propone, dopo averlo scrutato con amore, ciò che gli manca. Va, vendi tutto e dallo ai poveri. Purtroppo questo ricco si ferma a questa proposta che giudica eccessiva e non dà peso invece a ciò che era più importante. Vieni e seguimi. L'invito di Gesù era quello di ricalibrare il centro della sua vita, dalle cose a Gesù. Nel dialogo con i discepoli, Gesù sottolinea con forza il fatto che la salvezza non è questione di opere ben fatte o no, ma è un dono che possiamo solo ricevere dal Padre se ci fidiamo e abbandoniamo in Lui. E come si fa? Gesù ci ripete: vieni e seguimi, cioè impara da me come si vive una vita in pienezza, come si vive una vita da Dio.